La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è una giornata celebrativa nazionale italiana. Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale, visto che permise all'Italia l'annessione a Trento e Trieste. Per tale motivo, l'intervento italiano è considerato la quarta guerra di dipendenza italiana. Istituita nel 1919, la celebrazione del 4 novembre è l'unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana, dall'età liberale al fascismo alla Repubblica. Nel 1921, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il Milite Ignoto venne sepolto solennemente all'Altare della Patria a Roma. Nella mattinata di domani 4 novembre avrà luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate anche a Caltanissetta. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:30 con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforze presso il monumento ai caduti di Viale Regina Margherita, cui seguirà la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto, Sua Eccellenza Chiara Armenia, al sacello dedicato ai caduti. Alla manifestazione, che si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, parteciperà anche una rappresentanza delle scolaresche locali. Alle ore 18, presso il Monumento ai Caduti, la Maina Bandiera concluderà il programma delle celebrazioni. In concomitanza alla significativa ricorrenza, da lunedì 31 ottobre fino a sabato 5 novembre, le vetrine di alcuni esercizi commerciali del centro storico del capoluogo sono state allestite con le uniformi e i simboli delle forze dell'ordine, dei corpi militari e civili e delle associazioni volontaristiche e combattistiche d'arma.